i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di LCN Sport e di Diario 1912, la calcio, l'eco, day by day, venerdì 25 agosto 2023, ultimi giorni di caldo, speriamo, fortunatamente così dicono in previsione, ultimi giorni anche di calcio mercato, siamo ormai indirizzati verso il rush finale, manca una settimana alla campanella di tutti, quella ovviamente delle 19 di venerdì 1 settembre 2023, però come ben sapete c'è la questione proroga che tiene banco in casa Lecco, comunque tiene banco, sicuramente Lecco fino al 30 non potrà richiederla, perché oggi come oggi è vero Lecco può fare mercato, però se lo fa perché è una società professionistica, però c'è da dire che non ha certezza relativa alla categoria, anche il Perugia mercato pur correndo ipoteticamente ancora verso la Serie B, il Foggia sta facendo mercato incassando anche tante delusioni sotto questo profilo, ma nutre speranze di entrare in Serie B, c'è chi butta dentro anche Benevento e Spal, quindi figuratevi, ma anche il Brescia stesso in questo momento è in una grande fase di impasse perché non è a conoscenza della categoria che farà, la situazione se vogliamo ancora un po' più in bilico rispetto alle altre, perché comunque anche la Regina stessa oggi ha riconvocato tutti i giocatori che sono sotto contratto, qualcuno della primavera è stato inserito, però non c'è certezza sulla categoria, è un momento un po' difficile per tutte, ma detto ciò appunto sia Brescia che Lecco puntano a ottenere una proroga sui tempi oltre il primo di settembre, poi vedremo se sarà una settimana, 10 giorni, 5 giorni, su questo è tutto in divenire, è un passaggio secondario, il secondo punto dietro appunto una eventuale richiesta da mandare avanti. Comunque se stiamo alle cose che sono concrete, che sono certe, è l'ultima settimana di calcio mercato, ecco, questo vuol dire un po' di cose, vuol dire che il Lecco ha ancora veramente tanto da fare a livello di entrate, a livello di uscite, per dire a livello di uscite, ed è passata sotto traccia perché comunque non era sicuramente una delle notizie primarie durante le ultime ore, gli ultimi giorni, ma comunque nella giornata di martedì Stefano Longo è passato al Sansepolcro, quindi ha cambiato squadra, tra l'altro che il Sansepolcro tra l'altro come sponsor principale di maglia ha la nuova Arredo, che è l'azienda di proprietà del patron Magri, della Virtus Francavilla ed ex principale di Fracchiola, quindi se vogliamo magari qualcosina di legame, qualcosina braccetto può esserci anche stato, però ecco, Longo è stato trasferito al Sansepolcro, questo per dire che ci sono anche queste operazioni minori tra virgolette che si vanno a concludere, come quella di Nesta, come quella di Rossi, che sono giocatori che non vediamo giocare, non vediamo farne amichevoli perché sono sicuramente in uscita, però comunque sono elementi che devono trovare collocazione. Lecco non ha necessità di forzare troppo i tempi, perché comunque mal che vada tutti questi vanno a finire in lista B, quindi la lista B come ben sapete prende tutti, non c'è necessità di andare a ricavare posti rispetto a quella della lista A, che è la lista famosa dei 18. Ecco, come ben sapete sul mercato in uscita invece ci sono 3 giocatori che sono dichiaratamente in uscita, anche perché si allenano, sì, si allenano con la squadra, sì, ma comunque fanno più che altro lavoro personalizzato, non fanno le amichevoli, non li vediamo da tempo, e questi giocatori sono Carlo Ilari, Francesco Arlizzone ed Elio Zambatara. Ecco, sono giocatori che sono finiti sulle cronache della stampa nazionale, sono giocatori
giocatori dei quali si parla per offerte ricevute. Ecco, Zampatario si è partiti dall'Ancona, poi ci sono stati questi problemi legati all'impossibilità di trasferirlo, poi è subentrata la Lucchese, poi è subentrato il Pescara, so che anche il Monopoli ha fatto un sondaggio per lui e quindi eventualmente vedremo se magari la cosa decollerà. Tra l'altro, per lui nel caso si tratterebbe di un ritorno al passato, tanto Monopoli lui ha fatto la stagione migliore della carriera a livello realizzativo, 5 gol, quindi una piazza dove sicuramente si è fatto ben volere. Quindi è questione ancora di far mettere insieme un po' dei tanti tasselli che ancora non sono nei posti che il Lecco vorrebbe. Sulla questione Ardizzone invece si registra, appunto, lo sapete, il sorpasso della Vispesaro, perché anche con Ilari c'è questo abbozzo di scambio che vede Ardizzone Ilari verso le Marche e Farroni Zoia e Astrologo verso il blu celeste, e di conseguenza è un abbozzo, appunto, di trattativa. Qualche accelerata in più ci sarebbe, appunto, stata su Ardizzone, che invece ormai a inizio mercato aveva ricevuto una proposta dal Messina, e tra l'altro ben sapete che l'allenatore dei giallorossi è un certo Giacomo Modica, che a Lecco ha lasciato un ricordo non indifferente pur essendoci rimasto per pochi mesi, aver purtroppo ottenuto solamente una retrocessione contestatissima col Mantova, ma che insomma chi ha vissuto quei mesi sa che ha fatto già un miracolo arrivare dove è arrivato. Detto ciò, stiamo al concreto, stiamo al presente. Questi sono gli ultimi sviluppi per quanto riguarda, appunto, le uscite. In entrata invece è evidente che, come vi dicevamo, Di Gennaro avesse non solo la proposta del Lecco, ma avesse anche quelle di Carrarese e di Padova, quindi o una B a salvarsi, così come ha fatto con Alessandria Livorno, o una Serie C a vincere, ed è il dilemma di tanti giocatori che nella categoria sottostante riescono assolutamente a stare sempre in posizioni di vertice, appunto spesso a vincere. Lui l'ha fatto con Alessandria e appunto Alpi Saloma in uscita dai Gardesani, oppure devono scegliere di stare a categoria superiore in cui sono tra virgolette tra i tanti, non sono giocatori di spicco ma comunque sono giocatori di solidità. Di Gennaro lo conosciamo bene, questo difensore classe 94, grande fisico e non solo, anche un buon numero di gol che riesce sempre a mettere a referto. Ecco che per Di Gennaro al momento lo scatto è quello della Carrarese su Lecco e su Padova, e quindi la compagine apuana oggi come oggi ha messo il naso avanti per lui, come vi avevamo detto già nei giorni scorsi, al di là delle dichiarazioni di alcune testate nazionali per cui c'è come sempre il massimo rispetto. Noi eravamo stati più previdenti dicendo il Lecco ha fatto 4 acquisti, sono Guglielmotti, Novakovic, Lemmens e Di Stefano, ok? Per gli altri aspettiamo Fiordilino, Di Gennaro, Crociata, Zoia, bisogna aspettare probabilmente anche la prossima settimana, perché poi adesso si va verso un nuovo turno di campionato, via dicendo, sono cose che si fanno spesso veramente nei primi giorni delle nuove settimane o negli ultimi giorni di mercato, e appunto sono situazioni che ancora non sono definite, perché avevamo pienamente consapevolezza del fatto che su Di Gennaro Lecco non potesse far corsa a sé, giocatore troppo importante per la Serie C per rimanere senza offerte golose ed economicamente vantaggiose dal piano inferiore. Lecco invece, per arrivare a Di Gennaro, comunque ha chiesto alla Feralpi Salò un incentivo all'esodo, un po' come fece ai tempi per Iocolano. Se poi ti arriva una società, appunto, come la Carrarese, copre tutto, passi in posizione di svantaggio. Questo è quello che succede quando comunque
tergiversi un po', comunque devi anche essere un po' in grado di basarti sull'inventiva, chiedere qualche mezzo favore quella alle società che cedono i loro giocatori. Così è successo con il Venezia, stava scappando Novakovic. Novakovic invece alla fine è arrivato questo extra budget sul giocatore da parte del patron Paolo Leonardo Di Nunno e si è andata a chiudere la trattativa. Il giocatore è stato soffiato, tra virgolette, anche se non è un termine che mi piace tanto, alla Reggiana. Però insomma, per farvi capire, questione Pellegrini, che tra l'altro è stato ufficializzato solo ieri pomeriggio, quindi in ritardo, dato che la trattativa è chiusa ormai da una settimana, qui è stata decisiva la volontà del giocatore, che ha preferito fare la C a vincere con Diana piuttosto che cimentarsi in Serie B, ma a parità di offerta economica, perché comunque l'Ecco non era inferiore a livello di proposta al giocatore, questo lo possiamo assicurare. E quindi poi anche i giocatori devono insomma scegliere se fare calcio a livello più alto o farlo a livello più basso, e poi ecco, sono scelte professionali che fanno parte della sfera personale di ognuno. Un bel biennale o triennale magari in Serie C a cifre di un certo tipo può ingolosire più di una categoria superiore in cui si andrebbe a dover soffrire. Quindi ovviamente non diamo per perso Di Gennaro, va da sé, però oggi l'Ecco fa un passettino indietro, scala in seconda posizione e comunque continua a lavorare per Fiordilino, appunto per Crociata, per Zoia e via dicendo, tutti questi profili di cui vi abbiamo dato risposte, su cui vi abbiamo dato le nostre precisazioni nel corso di questi giorni. Poi ieri Sky Sport ha diffuso la notizia della Feralpi Salò, molto interessata a Vittorio Parigini, che è uscita dal Genoa, lui reduce da un biennio a Como in cui ha fatto pochino. Di Parigini si è sempre parlato tanto nel corso della sua carriera, però se vai a prendere i suoi numeri, obiettivamente ha fatto molto meno di quello che ci si aspettava da lui, un giocatore esterno, seconda punta, molto veloce, via dicendo. Poi sicuramente ha delle qualità, mica sto a dire che non è così, però ecco, sicuramente ha fatto un po' meno rispetto a quello che si prospettava ai tempi del Torino, che ha cercato di lanciarlo in Serie A non ottenendo le risposte sperate. Comunque ecco, dal Genoa è chiaramente in uscita, sono 3 anni che esce in prestito, e quindi oggi come oggi la Feralpi Salò è avanti. L'Ecco ha preso informazioni su di lui e di conseguenza vedremo se poi proverà a capire se ci saranno gli estremi per fare un passo in avanti o se alla fine lascerà cadere la trattativa, la possibilità, o se magari ci riproverà negli ultimi giorni, se si arriverà ad allora senza una collocazione trovata per il giocatore. Ecco che appunto su Parigini la situazione è questa, e invece, se proprio dobbiamo essere precisi, volevo stare sul concreto, alla fine la notizia vera è che ieri sono arrivati tutti questi 4 giocatori, quindi anzi Novakovic e Di Stefano erano già presenti dal mercoledì, hanno anche preso casa in città, quindi hanno avuto modo di prendere già contatto con la nuova realtà e quindi di vedere anche l'Ecco di inserirsi in questa bolla di caldo notevole, anche se insomma un po' tutto il nord Italia è dentro questi colpi di caldo notevoli. Di Stefano tra l'altro vedevo che dagli ambienti sandoriani in tanti si sono arrabbiati, perché come spesso accade nei giocatori che fanno sfracelli in primavera, poi si crea un legame e tutti sperano di vedere questi giocatori arrivare al piano superiore e spaccare. A tanti sandoriani questo non è piaciuto, perché appunto Di Stefano era un elemento molto interessante della rosa della Samp, veramente ha fatto grandissime cose l'ultimo anno, ma non solo, di primavera. Il Gubbio l'ha preso in prestito, l'ha valorizzato, ha fatto vedere che comunque il giocatore è valido, ha la stoffa, ha fatto molto bene al suo primo anno tra i professionisti in una squadra che tra l'altro è di media classifica, quindi ecco, non andiamo a considerare e a
prende in considerazione, per meglio dire, una compagine di alta graduatoria dove magari arrivano anche tanti palloni sotto porta. Prendiamo una squadra che comunque ha giocato principalmente per salvarsi, poi comunque ha fatto una buona stagione. Assolutamente il Gubbio è arrivato ai playoff, li ha fatti complessivamente bene, perché alla fine ha fatto anche dei passaggi di turno, però alla fine Di Stefano ha fatto ritorno alla Samp e Lecco fa un colpo veramente molto interessante, perché lo fa a titolo definitivo. Metti che riesci a valorizzarlo e ti salvi, poi ti ritrovi con in mano potenzialmente un tesoretto. E questi sono colpi interessanti, colpi da fare e colpi che potenzialmente hanno la capacità di darti dell'oro in mano. Però chiaramente poi bisognerà passare inevitabilmente dal campo, però ecco che Buso potrebbe avere concorrenza, pane per i suoi denti anche lui, quindi essere portato a fare un salto di qualità ulteriore rispetto ai grandi progressi che ha mostrato in questo biennio blu celeste, con un rinnovo straguadagnato dopo una stagione da super protagonista con la maglia blu celeste. C'è Novakovic, Lemmens, è arrivato nel primo pomeriggio Davide Guglielmotti. Tra l'altro i Guglielmotti, chiaramente avendo giocato qua vicino a noi per un bel periodo, ho avuto dei feedback molto interessanti, ovvero me ne parlano tutti come un ragazzo veramente che fa gruppo, simpatico. Come giocatore ovviamente mi hanno detto belle cose, ma lo sapevamo perché comunque l'abbiamo visto da avversario, e credo che veramente possa essere uno di quei colpi giusti, centrati, mirati. Giocatore di qualità, di quantità, con il gol nei piedi e con soprattutto una caratteristica che per noi sarà vitale: non si molla mai, non un singolo pallone da lasciar per strada, da dare per scontato. Noi avremo bisogno, come l'acqua, di questo tipo di giocatori che sappiano portarsi dietro una mentalità di fatto vincente. Cioè, abbiamo il Lepore che al momento giusto è emerso, ce l'abbiamo in altri giocatori, però comunque anche per far da guida ai giovani i Guglielmotti, i Lepore, ma non solo, e via dicendo, saranno quelli che a mio giudizio alla lunga riusciranno a fare la differenza, anche se magari sarà un campionato da 45 punti, quindi da salvezza un po' sudata, che va bene, ci sta, primo anno di Serie B dopo 50 anni, penso che tutti firmeremmo per magari avere un po' di batticuore, però poi alla fine conquistare sul campo un risultato che comunque è prestigioso, perché la salvezza nella seconda categoria nazionale rimane sempre un risultato prestigioso per una neopromossa. Quindi ecco, Lecco in camera questi quattro colpi, si prepara a farne altrettanti o qualcosina di più tra vecchi e giovani nel corso della prossima settimana. I nomi bene o male ve li abbiamo detti, ancora manca un'indicazione precisa sul profilo per il secondo portiere e per l'esterno sinistro over, poi sicuramente conoscendo Fracchiola negli ultimi giorni qualcosa proverà a impostare, perché magari si andrà a prendere un profilo over di alta Serie C per allungare le file per Foschi, quindi anche andare a migliorare le seconde file, il per alta di turno, un giocatore che di alta Serie C però magari anche in Serie B può dire la propria, perché se oggi come oggi poi viene a vedere, perché Magni sta facendo un buon precampionato obiettivamente dal punto di vista della mentalità, dopo aver finito comunque abbastanza in crescendo la scorsa stagione. Però sapete che Magni poi una domenica fa anche bene, la domenica fa malissimo, poi benino, poi maluccio, insomma un po' sempre stato la discontinuità, il tallone d'Achille di una carriera che comunque è lunga, e lui la Serie B tra l'altro l'ha fatta, e a inizio carriera l'ha fatta anche bene ai tempi di Modena e Latina, poi gli è mancato qualcosa di più per fare il salto di qualità. Magari a 30 anni uno riesce a fare il salto verso l'alto, mai dire mai, anche se appunto la sua è una posizione non di uscita sicura come appunto Ilari, Zambatari e Ardizzone, però è sicuramente una posizione in corso di valutazione e quindi la seguiamo anche con una certa attenzione, perché potrebbe diventare potenzialmente pedina di scambio. Chiudiamo con un'ufficialità, questa di sabato 26, l'amichevole delle ore 18 con il Lumezzane. Sapevate già, ve l'avevamo già detto che ci sarebbe stato questo appuntamento, era solo da ufficializzare, quindi appunto è stato fatto ieri allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, che tra l'altro all'Ecco porta storicamente non male ma malissimo. Amichevole a porte aperte, amichevole ufficiale, di fatto non penso ce ne saranno altri, l'ultimo test vero importante contro la compagine professionistica prima dell'inizio del campionato.
campionato, perché poi la C inizierà al 3 e non ci sarà più la possibilità di andarne a incrociare, ma tra l'altro neanche di squadre di Serie D. Bisognerebbe farli a metà settimana. Per la Serie D vorrebbe dire aggiungere comunque un impegno non facile da affrontare, magari al mercoledì o il giovedì. E di fatto Lecco rischia di chiudere con tanto margine sull'inizio del campionato, che ricordo che è il 2 o il 3, vero, però è un punto di domanda, magari il 16 col Catanzaro o con altra sfidante, che nel caso è Brescia o Regina, per questo dico altra sfidante perché non c'è certezza su chi sarà al posto di quella X, sempre ammesso nel concesso che noi rimarremo all'interno di uno schieramento che non ci vede sostituiti da X o Y, questo va precisato con una certa determinazione. Ecco che appunto per il Lecco questo di sabato 26 sarà verosimilmente l'ultimo vero grande test prima dell'inizio del campionato, che succederà, boh, non lo so, vedremo. Buona giornata a tutti, forza Lecco.